avere un libro tra le mani, sentire le pagine, il profumo dell'inchiostro, sapere come è fatto, sapere dove è messo nella libreria di pace. Guardando se possibile forse è meglio indicare i voti di tutti, che quelli... indichiamo soltanto quelli della terra. Beh, allora, quindi sono la giuria ha votato e i tre libri finalisti sono i seguenti: con 7 voti Marta Morazzoni, La nota segreta di Longanelli; con 5 voti Giancarlo De Cataldo, I traditori Einaudi; e infine Donatella di Pietrantonio, Mia madre un fiume di Eliot. Questa è la terza e la quinta edizione. Allora, due donne e uno scrittore magistrato, anche questo è una cosa finta, potrebbe non nasce tutto, se no sono d'accordo. Un giorno prima dell'inizio della primavera, come accade da ormai 5 anni, torna questo premio che ha sede in Calabria, che ha sede in questa cittadina che è l'emblema del turismo calabrese. Il soffio della primavera potrà portare un po' di pioggia, ma non potrà soffocare l'arrivo dei nostri giurati, naturalmente, a cominciare dalla presidente della giuria del comitato tecnico scientifico, la signora Isabella Bossi Pedroni, che anche quest'anno è qui con noi, il professore Giuliano Lucini, il vicepresidente dell'Accademia degli Affaticati, il professor Lino Daniele, per l'Università di Catanzaro, il professore Tullio Barni, per l'Università, direttore del sistema bibliotecario viponese, Gilberto Floriani, il segretario dell'Accademia degli Affaticati, responsabile dell'Università, direttore, il responsabile della relazione esterna, dunque dell'ufficio stampa dell'Università di Alcalá, Francesco Costa. Noi anche quest'anno, come accade da 5 anni, davanti a voi sceglieremo, voteremo fra una rosa di autori che abbiamo composto e che è stata riscontrata con la disponibilità data dalle case editrici. Questa procedura è una procedura legata al premio, ma è anche un invito alla lettura. Questa manifestazione è fondamentalmente un invito alla lettura e all'incontro tra scrittori, intellettuali, giornalisti. Quindi nel corso di questa mattinata, che avrà durata, non preoccupatevi, di un'ora e mezza, insomma, tutto sommato, noi vi proporremo la lettura di alcuni di questi libri che noi abbiamo selezionato. Dopodiché davanti a voi, come dicevo, come sapete bene e per come siete abituati da 5 anni, voteremo e voteranno e decreteranno il vincitore assoluto del premio Tropea. È una formula molto semplice, ma io direi molto significativa, che nel corso degli anni si è irrobustita e ha espresso tutto il suo valore. L'ultimo anno è passato fra difficoltà e grandissime soddisfazioni. Io vorrei dire ad esempio che il vincitore dell'anno della quarta edizione 2010 del premio Tropea, Mattia Signorini, ha rappresentato un vero e proprio caso letterario, con articoli su giornali nazionali come il Corriere della Sera. Quindi è stato veramente un successo clamoroso. Pensate che dopo aver vinto il premio Tropea, La Sinfonia del Tempo Breve è stata tradotta anche in questo libro, è stato edito da Solani per l'Italia, è stato tradotto anche in Spagna,
ed è motivo di grande soddisfazione aver notato che nella copertina di questo libro c'è Tondino, vincitore premio Tropea 2010. Ringrazio tutti voi e ringrazio particolarmente i rappresentanti delle istituzioni che questa mattina ci hanno onorato della loro presenza. Non potrà essere con noi il Presidente del Consiglio regionale per impegni giovani, innanzitutto. Assessore, io partirei con una domanda che riguarda l'attualità stretta dell'assessorato che lei dirige, perché lei mercoledì prossimo a Roma, presso il Salone Monumentale della Biblioteca Casanatense, presenterà insieme al Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Gian Arturo Ferrari, il primo rapporto sull'acquisto e la lettura di libri in Italia commissionato alla Nielsen Company. Interverranno anche il sottosegretario ai beni e alle attività culturali Francesco Maria Giro e Riccardo Franco Levi, membro della Commissione Cultura della Camera. Lei rappresenterà tutti gli assessori regionali alla cultura delle regioni d'Italia. E può in questa occasione presentarci qualche primizia di questo rapporto? È un'iniziativa veramente importante all'interno della quale la Calabria reciterà un ruolo molto, molto significativo, perché sarà fatta una focalizzazione proprio sulla nostra regione. Noi stiamo collaborando con il Centro del Libro, recentemente costituito all'interno del Ministero dei Beni Culturali, e proprio nel Consiglio di Amministrazione del Centro del Libro fa parte un nostro corregionale, Gilberto Floriani, che è qui con noi, che è uno dei bibliotecari più apprezzati. Nell'occasione noi presenteremo anche l'iniziativa del Libro Verde sulla lettura in Italia, in Calabria, che è la prima iniziativa del genere nel nostro paese. La faremo insieme al Centro del Libro e insieme a Tullio De Mauro, che come noto è uno dei più importanti linguisti italiani. La lettura, come è noto, è lo straordinario che il premio Tropea dimostra e incide direttamente, la democrazia e sulla economia. Stiamo svolgendo tutta una serie di attività per porre la lettura al centro del dibattito culturale, politico, economico della nostra regione. Parteciperemo alla Fiera del Libro di Torino a maggio, così come tra qualche settimana a Bologna alla Fiera del Libro per ragazzi, che si parte proprio da là. Con il Centro del Libro parteciperemo all'iniziativa in vitro, sperando di consegnare a tutti i giovani atti della nostra regione un pacco di libri, in modo tale che fin dalla nascita possano prendere consapevolezza con questo strumento fondamentale della conoscenza. E sono colgo l'occasione per ricordare che ci sono due bandi aperti ancora. Uno è di 400.000 euro per le biblioteche e l'altro di 100.000 euro, un'iniziativa che si chiama Nati per Leggere, che è come insieme biblioteche e pittatri. E abbiamo recentemente promosso il sito bibliotechecalabria.it, l'abbiamo presentato a Catanzaro alla presenza del direttore generale dei beni culturali Mario Resca, e abbiamo raccolto
130 biblioteche con oltre 1.100.000 volumi, che quindi sono resi disponibili per tutta la comunità regionale. Quindi sono iniziative nelle quali noi crediamo molto, è uno dei più importanti del Sud. Grazie. Questo grazie anche alla collaborazione di esperti di livello assoluto come Giuliano Vigini, come l'aiuto di delle università Brescia, delle quali saluto i rappresentanti, e ovviamente di tutti i sindaci della regione. Ecco, che hanno fatto della Calabria, mi scusi, e lo fanno ogni giorno, una regione per essere. Ecco assessore, a proposito, brevemente, a proposito di sindaci, mentre lei parla, sul nostro sfondo campeggia una sua fotografia con la fascia tricolore di sindaco, evidentemente scattata in uno dei momenti, durante il periodo in cui lei è stato sindaco per tanti anni di Soveria Mannelli. E come è un'iniziativa, noi lo diciamo sempre, sono pretesti per incontrarsi, per parlare, per discutere, soprattutto per conoscere. È il presidente del comitato tecnico scientifico Isabella Bossi Pedrigotti, che può stare anche, cioè, ma che ripeto, chiedo così, prima a Chitto, che tipo di impressione ha avuto rispetto alla rosa di libri? Funziona, sì. Io volevo dire, premettere una cosa, il premio, non fraintendetemi, però il premio è un pretesto, non è uno specchietto della lodole, perché è fatto in modo serio, con intenzione di scegliere davvero i migliori da parte della giuria scientifica, però resta un pretesto, il pretesto è quello di diffondere la lettura. In linea con quello che diceva, ho sentito dire dall'assessore Caligiuri, il libro, la lettura bonifica il territorio, ma non solo il territorio umano. Leggere è un po' come battere il ferro di un fabbro, più si legge, e il ferro, che era rigido e duro, diventa flessibile, diventa tollerante, diventa più utilizzabile. Questo in un certo senso è l'effetto che la lettura ha sull'uomo: più si legge, più diventa uomo e donne, ovviamente. Io non so, erano buoni, i libri di quest'anno sono buoni, raccomandabili a tutti, non soltanto ai sindaci. Poi ascolteremo le motivazioni, ascolteremo le parole dei giurati, ciascuno parlerà dei libri che ha amato di più, e sono parole da tenere in conto, perché i miei colleghi giurati amano i libri e li conoscono e praticano la lettura. Grazie, ben gentile, da che è particolarmente dedicata in questa fase della sua attività giornalistica ad osservare la famiglia, no? È così, e soprattutto i figli. Il suo ultimo libro qua sarà lei ad ammazzare me. Questo è il pretesto per cui vuole che parli di famiglia. Il suo ultimo libro, che si è detto tra parentesi, sta riscuotendo un grandissimo successo, Se la casa è vuota, parla proprio di figli e di famiglia, edito da Longanesi, così come Longanesi ha ristampato, mi pare, sia stato proprio Longanesi il primo libro, amore mio, Uccidi Garibaldi, che in questo periodo ricordo risorgimentale di festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, riveste ancora una volta una particolare attualità. Però la mia domanda era veramente non tendenziosa, non legata necessariamente al libro, la cui lettura io è particolarmente dedicata alla famiglia. Quali sono le motivazioni profonde che stanno dietro questa scelta di campo? Tra l'altro, molti di voi ricorderanno
uno dei più recenti editoriali di Isabella Bossi dei Ricordi sul Corriere della Sera, dedicato al caso di quella scolaresca di Catanzaro che si ribellò alla professoressa che aveva pensato di escludere un handicappato da una gita. Mi ricordo quando l'ho scritto, ho pensato ai miei amici di Tropea, ai miei giurati, al professor Barni. Perché lui era un pratese di Catanzaro, pratese come Curcio Malaparte, ma è catanzarese adottivo. È stata una specie di lettera anonima che ho mandato ai miei amici calabresi. Quanto al fatto che sul giornale io scrivo di famiglia, nei giornali i meccanismi sono abbastanza casuali. In questo caso il direttore del Corriere ha molto a cuore la famiglia per vicende sue personali, che scrive un romanzo su un certo argomento, lo viene a sapere alla fine, o forse lo deduce da quello che gli dicono i lettori, ma comunque non c'è un piano, adesso scrivo di famiglia. Il risultato, ho scritto quasi sempre di famiglia, forse perché ho capito che qualsiasi cosa si dica da famiglia, è lì che l'individuo subisce l'imprinting, e la famiglia comincia tutto in famiglia, insomma la strada può essere dritta o storta a seconda di quello che succede in famiglia. E dico questo solo per spiegare perché il direttore, quando c'è da parlare di famiglia, si rivolge a me. Però ho deciso che fosse Isabella Bossi dei Ricordi a parlare e a sviluppare questi articoli. Grazie. Con Giuliano Vincini, che è saggista, è uno dei più grandi esperti di editoria in Italia ed è docente di sociologia dell'editoria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, io non parlerò come l'anno scorso di ebook, anche perché ho saputo che quella domanda ha avuto in certe gene degli echi piuttosto tenaci, no? E quindi magari poi ne parlerò un attimo con Tullio Barni o il direttore del sistema bibliotecario vibonese, o con Giuseppe Meligrana, il suo ultimo libro è uscito 10 giorni fa. E per i tipi della libreria editrice Vaticana, ed è un libro che spiega in maniera molto semplice, e questo lo rende più prezioso, il pensiero che è alla base del pontificato del Papa Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, una guida alla lettura. Tra l'altro, come voi sapete, Papa Ratzinger a ottobre prossimo sarà in Calabria, sarà a Lamezia Terme, no? Ecco, allora al professore Vincini vorrei chiedere come nasce questo libro, qual è, come dire, il là che lo ha spinto a fare questa scelta di autore. Veramente mi è stato affidato questo incarico di, diciamo così, interprete ufficiale un po' del pensiero del Papa, quindi io ho accettato questo grande, diciamo, onore e ho cercato di illustrare un po' i fondamenti soprattutto del magistero spirituale e di delineare le linee guide di questo pontificato. Ecco, i primi 2 anni sono stati un po' anni di confronto per questo Papa con il predecessore, poi dopo poco poco si è vista anche un po' la qualità della semina di questo Papa, e quindi è nato questo libro che, devo dire, mi è gustato abbastanza, perché mentre uno scrive poi finisce, ma il Papa continua a parlare e quindi bisogna inserire, modificare, integrare, eccetera. Quindi compito difficile, però insomma, come sempre succede, dopo che si è finito un libro la fatica si dimentica e si ricorda quello che si è fatto. E se chiedessi quali sono proprio le linee guida, quali sono, in estrema sintesi, qual è l'imprinting che Joseph Ratzinger ha dato, ha impresso al suo pontificato, che è cominciato in maniera difficile perché essere creato Papa dopo Giovanni Paolo II, insomma, è
sarebbe stato complicato per chiunque, no? Poi, quando su alcuni giornali, all'indomani dell'elezione, si legge un titolo a tutta pagina, il pastore tedesco, lo diventa ancora di più. Allora, quali sono le linee guida, a tuo giudizio, di questo pontificato? Diciamo che il Papa ha sviluppato in questi anni in modo particolare tutto il rapporto tra fede e ragione, tra fede e scienza, tra libertà e verità, e intorno a questo appunto ha costruito tutte le tematiche che riguardano la professione di fede e la testimonianza della fede. Sempre in questi anni siamo stati tanto gratificati, continuiamo ad esserlo, dell'apporto e del contributo che le tre università della Calabrese, per il vostro tramite, danno al mio metropolitano. E abbiamo parlato così del ruolo dell'università, dell'attualità legata all'università, delle caratteristiche di ciascuna università, dei problemi, delle riforme. L'abbiamo fatto ovviamente come si può fare in una occasione come questa, cioè in maniera molto sintetica. E io invece adesso vorrei fare una domanda personale a questo professore che è catanese e che insegna all'Università di Reggio, alla Facoltà di Agraria, e che ogni anno viene con la sua signora che saluto e che ringrazio per onorarci di questa compagnia. Vorrei fare invece una domanda personale: quali sono i gusti personali di un lettore come il professore Vincenzo Tamburino rispetto, non lo so, alla narrativa, un professore come te? Sì, ma tanto è condizionato un po' dal fatto che il libro si mette in concorrenza con tanta attività di lavoro e di sbaglio, e quindi con riviste, con televisione, eccetera. E quindi credo che quello che ci ricerco nel libro è la capacità di interessare, no? Di farsi leggere, perché in concreto questo credo che sia il primo elemento, diciamo, che ricerco. Poi, dopo averlo letto, cerco in qualche modo l'utilità, che è più immediata in testi di saggistica, eccetera, ma anche se differita, se indiretta, eccetera, io credo ci debba essere anche nella narrativa, cioè quello che in modo molto molto indiretto è ricaduta del leggere, nel senso di riformare e strutturare il nostro cervello, no? In senso più alto di quello che diceva il professore Barni, ma al di là di questa... Sistema bibliotecario di Bonese, quali sono le ultime tendenze in materia di fruizione di strutture come quella che tu dirigi a Vibo, e che io so, perché ci sono dei dati contraddittori, insomma, da quanto si capisce, no? Se ne accennava l'altra volta. Cioè, mentre da un lato ed è inevitabile questa progressione della diffusione della lettura attraverso supporti elettronici, dall'altro invece c'è un aumento di librerie e di frequenze alle librerie. Al sistema bibliotecario vibonese, ad esempio, come va? Come si sta vivendo questa fase transitoria, che resterà tale per il prossimo tempo, transitoria, chissà per quanto, chissà se noi vedremo compiuto questo passaggio alla lettura elettronica, ma dal punto di vista di un esperto, con le pasta direi come te, qual è la tendenza attuale? Intanto devo dire che sono d'accordissimo, ieri sera abbiamo fatto un po' polemica, però con quanto ha raccontato prima dal professor Barni, insomma, sulla inevitabilità per lo sviluppo, insomma, diciamo così, sociale, scientifico, tecnologico, insomma, il fatto che il sapere poi viene accumulato, si condensa in certe forme, insomma, il problema è avere la possibilità poi di utilizzarlo, insomma, quale che sia la forma. C'è un discorso sulla perfezione, secondo me, del libro di carta, che, insomma, ha tanti meriti, ha
più di 500 anni di storia, non sarà facile sbarazzarsi di questa realtà. E qui da noi in Calabria, nelle biblioteche, il libro elettronico si può dire che non è ancora arrivato, insomma è una presenza molto, molto marginale. Noi cerchiamo di proporlo con, offrendo anche il prestito delle iPad, insomma diciamo che qualche titolo, però ancora insomma viene poco richiesto, perché poi in Calabria c'è una realtà abbastanza, diciamo poco. Le biblioteche invece stanno diventando dei luoghi più sociali in quest'ultimo periodo, forse sarà anche per la crisi economica, insomma. Quindi sono dei luoghi dove la gente si incontra, si va su internet, manda le mail, e chi fa delle domande insomma quali non è facile trovare risposte in altre istituzioni, eccetera. Quindi le caratteristiche delle biblioteche sono effettivamente da dove funzionano molto affollate. Casa editrice Tropeana, segretario dell'Accademia degli Atleticati, e come stai guardando questo passaggio dal cartaceo al digitale come lettura? Come ti stai attrezzando e cosa pensi? Sì, noi, come già detto ieri sera, stiamo investendo moltissimo sul digitale. Molte pubblicazioni sono state trasformate e sono sul mercato. Racconto un caso di un libro che abbiamo pubblicato che secondo me è molto significativo. Noi abbiamo pubblicato circa 3 anni fa un libro, si intitola Impariamo l'italiano a Tropea. È un libro, corso di italiano per stranieri, interamente ambientato a Tropea, forse è un libro unico nel suo genere. Ecco, da quando abbiamo trasformato questo libro in digitale, siamo riusciti a vendere questo libro in America, in Inghilterra, in Australia, e questo libro, tra le cause, ha fatto sì che le persone che hanno acquistato questo libro in America gli anni seguenti siano venuti nella stessa Tropea, quindi diciamo, è stato anche un incentivo a visitare. E quindi sostanzialmente il digitale abbatte delle frontiere, abbatte delle barriere. Costa anche di meno. Costa anche di meno, è molto più pratico, ma soprattutto abbatte le barriere spaziali. Sostanzialmente una persona in America può comprare facilmente con un click un libro che difficilmente potrebbe avere tra le mani di gamba. E quindi noi, certo, ancora diciamo, le fette di mercato, il numero dei lettori digitali è ancora esiguo, però prima si inizia e prima si arriva sostanzialmente, quindi stiamo investendo parecchie risorse e tempo. Si procede in questa direzione. Attenzione, un libro in 2 minuti. Questa è un'altra delle nostre caratteristiche, sono certo già da ora che ci riusciremo tutti a rispettare i tempi. Vi dicevo che è stato formato un elenco che poi, con il riscontro delle case editrici, si è ridotto a, mi pare, 17 titoli, a 18 titoli, a 18 titoli. Ecco, intanto saluto e ringrazio Maria Faragò, coordinatrice del premio. Noi sappiamo perché, le contatti con tutti i sindaci della Calabria, dopo le chiederò di spiegarci 2 battute quando avremo finito le operazioni di voto, come avviene tutto questo grazie alla vostra collaborazione, come poi riusciamo ad avere i voti di tutti i sindaci, e so già che, perché l'abbiamo visto nel corso di questi anni, che il numero dei sindaci che rispondono cresce costantemente. Grazie Angela per essere qui, ci sentiremo tra un pochino. Quindi adesso in 2 minuti, ecco, cominciamo da Tullio Barni, la proposta, l'invito alla lettura. Di quale libro, professore Tullio Barni? Edoardo Lessi, questo è lo scrittore pratese della mia città, toscano, un ex imprenditore tessile, è un libro direi amaro.
che guarda un po' indietro con la mente a quando questa città tessile, che appunto fa dove si fabbricavano appunto i tessuti, una città molto ricca, e invece la cosiddetta globalizzazione l'ha fatta sprofondare in una crisi che per alcuni è irreversibile. Vi leggo solamente la fine, dove si parla di questa manifestazione che ha come titolo Prato non deve chiudere, le industrie non devono chiudere, e dove appunto l'autore si trova per manifestare. Non c'è nessuno invece che debba chiederci scusa per averci condannato a essere la prima generazione da secoli che andrà a star peggio di quella dei nostri genitori, per averci fatto nascere e costruire i nostri sacrosanti sogni di benessere e poi averci lasciati senza soldi e senza lavoro proprio quando arriva il momento di viverli quei sogni. Continuiamo a camminare stringendo la nostra infinita bandiera tricolore, io e la mia gente, tutti sorridenti, tutti decisi, tutti schierati insieme contro la sorte cattiva, e a ogni passo mi sembra di stare meglio. Ora so, storia della mia gente, Bompiani, Overlook. Lino Daniele, qual è il libro che proponi all'attenzione del nostro pubblico? Prego. Se riusciamo a eliminare questo. È un libro di scottante attualità. Il tempo è l'Ottocento e va dal 1844 al 1872, e per lo storico cruciale per l'unità d'Italia. Il personaggio principale è uno 007 che diventa tale per necessità, in quanto è stato condannato dal Tribunale di Venezia, da giudici nominati dall'imperatore austriaco a morte. Il padre, un pezzo da 90 della nobiltà veneziana, si dà da fare perché non venga ucciso. Ci riesce, a condizione però che il figlio faccia la spia di Garibaldi e di Mazzini, perché i Mazzini e Garibaldi erano in esilio e non gravitavano nel regno Lombardo-Veneto, per cui il Metternich era il padrone assoluto. Quindi c'è questo 007, è il contrario dello 007 che noi conosciamo, l'inglese. Riesce ad infiltrarsi con un'abilità estrema nei gruppi mazziniani. Da questo momento in poi ha inizio la macchina del fango, perché c'è il Metternich che voleva, non potendoli uccidere, denigrarli, rovinare l'immagine di Garibaldi e di Mazzini. Quindi incomincia questa macchina del fango, sino a che il Veneto non diventa italiano. Quando poi c'è questo nobile veneziano, questo infiltrato, questa spia, e ha la possibilità di rientrare a Venezia, ha una certa crisi di coscienza, cioè vince le paure e si redime. Si redime e cerca anche di morire in un atto eroico per diciamo ingraziarsi la simpatia di Mazzini, il quale aveva capito che è una spia. Io come sempre presento un libro di un giovane autore, quest'anno Alessandro D'Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue. D'Avenia è questo è il primo romanzo di questo scrittore, nato a Palermo, ma che insegna a Milano e che fa brillantemente anche altre cose. Si potrebbe definire un romanzo di formazione o di educazione sentimentale, calato nel difficile contesto familiare, scolastico e sociale di oggi. Attraverso la figura di un giovane di 16 anni alla ricerca di una propria identità e di un proprio ruolo nella vita, si disegna uno spaccato del mondo della
dell'adolescenza, i conflitti con i genitori, le difficoltà a scuola, la paura delle responsabilità, le sofferenze, i primi drammi. In questo contesto il bianco del titolo è la metafora dell'assenza, assenza di ideali, di interessi, di curiosità, perdita di speranza. Il rosso invece è lui si innamora, ma è quindi non solo il fuoco dell'amore, ma anche il fuoco degli ideali, dei sogni che alcune persone gli ispirano, facendogli scoprire che cos'è la vita, cos'è l'amicizia, l'ascolto e l'incontro tra gli, con gli altri. Tutto questo l'autore lo racconta in modo convincente, senza moralismi, con sensibilità e partecipazione, ben dosando sentimenti ed emozioni e suscitando. Due libri in due minuti, due libri che mi stanno molto a cuore, ben al di là del premio, che consiglio a tutti di leggere. Il primo è di Donatella di Pietrantonio, Mia madre un fiume, editore Elliot, un esordio letterario, una narrazione autobiografica. La madre della protagonista perde la memoria, si ammala di Alzheimer e con il pretesto di rinnovarle la memoria, la figlia rievoca tutta l'esistenza della mamma, del padre, della figlia, contadini di montagna abruzzesi discesi da luoghi impervi e poi piano piano l'inserimento nella cosiddetta civiltà di pianura. Una scrittura molto speciale che ve lo farà amare. L'altro libro è di una nota scrittrice, Marta Morazzoni, La nota segreta, edito da Longanesi. Storia vera, Marta Morazzoni ha trovato nelle scartoffie, archivi, negli archivi milanesi, la storia di una monaca messa in convento, costretta ad andare in convento, la cui unica passione è cantare, canta in modo così straordinario dietro le grate del convento di clausura che un nobile inglese, diplomatico inglese di passaggio a Milano si innamora di lei e finisce per portarla fuori dal convento e di portarsela in Inghilterra. Il bello anche qui è la scrittura sottile come un filo, tesissima, e poi il fatto che questo romanzo storico non fa sentire le origini da dove viene, non fa sentire le scartoffie, non fa sentire l'archivio, è un romanzo distaccato che ha preso il volo da solo. Grazie. Allora, il libro che vi propongo si intitola Mia suocera per me, di Diego De Silva, edito da Einaudi nel 2010. E già nel 2008 De Silva era stato selezionato al premio, molti di voi se lo ricorderanno, ma il libro non avevo capito niente. De Silva è un brillante scrittore napoletano, classe 1964, e proprio a Napoli è ambientato il libro Mia suocera bene, in cui De Silva ci ripresenta l'avvocato Vincenzo Malinconico, lo stesso protagonista di Io non avevo capito niente. Vincenzo, con tutto il carico dei suoi pensieri confusi e strampalati, è un avvocato semidisoccupato, felice a intermittenza e ora anche divorziato. Tra divagazioni, riflessioni sulla vita, la giustizia e l'amore, Vincenzo Malinconico stavolta è alle prese con un anomalo sequestro di persona in un supermercato. Un mito ingegnere informatico, lo stesso che ha progettato il sistema di videosorveglianza del market, architetta una trappola perfetta ai danni di un boss della Camorra, che ritiene responsabile della morte del suo unico figlio. Dunque, si creerà un sequestro di persona in diretta che dovrà essere ripreso dalle stesse telecamere del supermarket, perché lo scopo dell'ingegnere è appunto quello di eliminare ogni infamia dal nome di suo figlio.
la speranza di impedire la tragedia, appunto, che potrà scaturire dal sequestro, affidata proprio all'avvocato Vincenzo Malinconico, che l'ingegnere incontra casualmente nel supermercato e nomina difensore d'ufficio del boss. Il libro, dal linguaggio fluido e diretto, come tutti i libri di De Silva, che unisce sapientemente il dramma all'ironia, non è una semplice narrazione, ma è soprattutto una riflessione intelligente, nonché attualissima, su due temi molto discussi in Italia tutt'oggi: la lentezza e il malfunzionamento della giustizia da una parte, i processi mediatici da un'altra. Un libro che io consiglio di leggere. Diego De Silva, mio socio da breve, in Audi 2010. La mia proposta di lettura è questo libro di Nicola Ragioia, Riportando tutto a casa. Il titolo è tratto da un verso di una canzone di Bob Dylan. È un libro, Nicola Gioia è un giovane scrittore nato nel 73, meridionale barese, e è il suo terzo romanzo, ha vinto anche un premio importante che è il Viareggio Repaci. E a mio parere è un libro importante sia per la qualità della scrittura, che è molto elegante, raffinata, tesa, ma anche perché ci fa capire molte cose sull'Italia contemporanea, in particolare sulla meridione. E la storia è un romanzo di formazione per certi versi, un romanzo anche molto arrabbiato. È la storia di tre ragazzi negli anni 80 a Bari. Gli anni 80 non so come sono ricordati, però insomma in qualche modo non sono caratterizzati come gli anni 60 o gli anni 70, cioè la contestazione, il terrorismo, oppure potremmo dire gli anni 50, insomma, sono anni un po' sfuggenti. In realtà la tesi del libro, il racconto del libro, è che negli anni 80 sono accadute molte cose, c'è stata una profonda mutazione antropologica dell'Italia, i valori su cui insomma, diciamo, si era andati avanti fino a quel punto sono stati sbaraccati, venduti, eccetera, insomma è venuto fuori un certo edonismo con il quale che si è affermato poi nei decenni successivi, che adesso siamo arrivati, se vogliamo, alle ultime battute, quindi ci aiuta veramente a capire ed è scritto. Poi ha anche una grandissima qualità, cioè che è quello che è della leggibilità, è un libro che si legge veramente molto volentieri, che cattura, io lo consiglio a tutti, grazie. Il libro è quello di Francesco Piccolo, Momenti trascurabili e felicità. Non si tratta di un romanzo, ma di frammenti di vita quotidiana come viene interpretata dall'autore, no? E sono degli sprazzi di ricerca della felicità nelle piccole cose della vita quotidiana. Questo è un richiamo a linee di pensiero antico, no? Molto antico, di ricercare la felicità nelle piccole cose. Qui viene fatto con ironia, sono dei piccoli frammenti, alcuni sono, sembrerebbero più idonei per del cabaretto. E tuttavia in questo diciamo, volume io vedrei anche una rappresentazione di quello che è lo spaccato, no? Della vita oggi, di questo decennio. E negli altri libri abbiamo visto, sono libri a cui traspaiono dei valori alti, no? In qualche caso anche delle ideologie pregiudiziali, questo diciamo, abbiamo visto quanto sia negativo, ma dei valori alti. Oggi probabilmente il contemporaneo non traspare i valori alti, ma microvalori, valori individuali, frammenti di valori, e quindi guardando questo un libro si fa leggere, cioè non ha degli scopi pedagogici, però noi qui cogliamo anche alcune caratteristiche dell'italiano, no? Il tornacontismo individualista, eccetera, no? Che poi si esprime in piccole cose, ma che ha rilevanza anche nel nostro modo di organizzarci, no? Come vita d'insieme, di sistema, questa difficoltà di fare una squadra, no? Italiana, abbiamo visto le polemiche che sono state sull'unità nazionale. E quindi ecco, questo libro, pur nella sua leggerezza, credo che abbia quei requisiti anche di farci capire qualcosa di più, e quindi anche gli faccio una rappresentazione anche onesta, no? Di quello che siamo. In termini economici noi sappiamo, gli ultimi 10 anni
che l'Italia, assieme ad Haiti, è stato l'unico paese del mondo, 430-470, che ha perso PIL, 1-2%. Quindi noi siamo un paese che, come parametro PIL, siamo un paese in declino. E allora io non lo dico questo per deprimerci o per piangerci addosso, per avere quel minimo di consapevolezza della situazione da cui bisogna ripartire, no? Perché evidentemente qualcosa si è sbagliato, quindi va cambiato. Credo che la stessa cosa, con parametri molto meno quantificabili, ci sia in generale, no? Perché come anche nel nostro modo di sentire. Ecco, forse leggendo questo libro ci si rende conto che rispetto a valori che bene o male avevamo 30 anni fa, 40 anni fa, 20 anni fa, in periodo sentimentale, oggi la frammentazione di questo valore in valori, microvalori, si evidenzia dalla lettura anche di questo testo. Il momento fatidico si avvicina, noi stiamo per esprimere con due preferenze a testa il nostro voto. Volevo ringraziare e complimentarvi con Don Ignazio Dorato di Francia per questo museo diocesano che si sta arricchendo, si sta rinnovando, avete visto questa che si chiamerà, non già si chiama Sala Grimaldi perché ci sono tele del Grimaldi, questo importante autore 1600esco se non ricordo male, e il Museo Diocesano si arricchirà ulteriormente, si sta arricchendo attraverso, grazie a delle bacheche, è una nuova sezione legata all'archeologia e ai reperti archeologici della zona, e volevo ringraziare lui, Pasquale Schieriti, Nicola Stumpo, i suoi collaboratori, per la disponibilità con la quale anche nel corso di questi lavori, fino a ieri questa sala era totalmente sottosopra, insomma, no? Si sono resi disponibili per mantenere viva la tradizione di ospitare in questo bellissimo locale la selezione del Premio Tropea. Fanno parte anche il presidente dell'Agenzia per le Garanzie dell'Autorità per le Garanzie della Comunicazione, che è magistrato, scrittore, poeta, Corrado Calabrò, e lo scrittore, saggista, critico Pierfranco Bruni, che è anche vice segretario nazionale del Sindacato Libero Scrittori. Loro oggi non sono qui, loro malgrado non hanno potuto raggiungerci, però ci hanno fatto delle lettere. Io, per, come si dice, correttezza e per trasparenza, ve le leggo. E questo è Corrado Calabrò, scrive da Roma, caro dottor Pandullo, sarei io, fratelli Alcone che siamo noi, per la scelta della giuria della riunione di domenica prossima do il mio voto per il libro di Chiara Gamberale, Le luci nelle case degli altri, Mondadori, da me segnalato, aveva segnalato questo libro. Per l'espressione dell'altro voto delego il segretario dell'associazione, dottor Giuseppe Meligrana. Le sarò grato se mi farà conoscere l'esito della votazione della giuria. Saluti cari, Corrado Calabrò. Pierfranco Bruni dice: il sottoscritto Pierfranco Bruni delega Pasqualino Pandullo a rappresentarmi nella riunione di giuria del premio Tropea 2011. Il libro da me votato in modo particolare che qui confermo è il romanzo di Stefano Zecchi. Avrete notato nell'elenco dei libri, anche questo libro rientrava nella rosa dei libri proposti. Per la seconda proposta mi rimetto a Pandullo, che sono sempre io. Infine Pierfranco Bruni, mi hanno pregato naturalmente di salutarvi, saranno sicuramente con noi, a Dio piacendo, nei tre giorni di luglio che concluderanno il premio Tropea. Allora, chi raccoglie i voti? Ci rivolgiamo alla... Allora io voto per la nota segreta della Morazzoni e mia madre un fiume di Pietrantonio. Morazzoni è degradato. Io
mio libro che ho presentato, D'Avenia e Morazzoni. Io il libro che ho presentato, Morazzoni e... Ditene un po'. Allora anch'io, per me voto Morazzoni e Di Pietrantonio. Poi, non vorrei confondermi. Questa la do a te, giusto Giuseppe? Per Pierfranco Bruni voto Zecchi e De Catanto. Sì, Diego De Silva, mio socio la Beve, e Donatella Di Pietrantonio, mia madre in fiume. Io voto per la Morazzoni, la nota segreta, e De Cataldo, i traditori. Allora, io per conto di Corrado Calabro voto Gamberale e Morazzoni. Per me invece voto De Cataldo, De Silva. Francesco Costa, sì, io voto per i volumi di De Cataldo e La Gioia. Bene, noi abbiamo finito l'elaborazione. Grazie di essere qui. Allora, Angela Procopio rappresenta la SMEZ questa mattina, che è il nostro partner straordinario, che ci permette di raggiungere, intanto di consegnare i sindaci ai sindaci i tre libri finalisti che tra poco conosceremo e che tra poco proclameremo. E poi, tenendo i contatti con i sindaci, di avere attraverso l'email, la posta elettronica, i voti le preferenze di questi sindaci. Vi siamo profondamente grati per questa collaborazione che dura dall'inizio e mi pare che la partecipazione dei sindaci al voto del premio Tropea sia in costante aumento, è così? Sì, è vero. Buongiorno, rappresento, come giustamente diceva Pasqualino, il consorzio ASMEZ, un consorzio che raggruppa quasi 409 comuni della nostra regione. Siamo felicissimi di dare nel nostro piccolo un contributo, un aiuto al grande giornalista Pasqualino Pandullo con ovviamente la sua proposta, quindi il premio letterario Città di Tropea. E all'Accademia della Faticata ovviamente viene rappresenta appunto lui e il presidente, come ben sappiamo. Dicevamo, riusciamo a raggiungere i nostri sindaci e se devo essere sincera sono proprio loro che puntualmente, quando sanno benissimo che oramai il premio Tropea è in aria, sono loro che ci chiamano e ci sollecitano ad poter esprimere la loro preferenza. Quest'anno anche noi abbiamo introdotto, tra virgolette, una novità, in quanto i sindaci sono chiamati, oltre ad effettuare una votazione, diciamo, online mediante un'iscrizione ad un nostro sito ovviamente dedicato al premio Tropea, ma quest'anno lo potranno fare anche mediante posta elettronica certificata, giusto per dare continuità a quella che è la nostra missione, che è poi l'informatizzazione della pubblica amministrazione, quindi il digital PA.